Buonasera dal Palazzetto dello Sport di Pisa, campionato di Serie A1 maschile, girone B, di fronte la Pallamano Farmigea e la Romagna Handball. Leggiamo subito le formazioni. Romagna Handball con il numero 6, Belmuzzani Davide, col numero 3, Belmuzzani Gianni, numero 9, Cerroni Rinaldo, numero 32, Folli Emanuele, numero 14, Folli Matteo, 22, Mandelli Samuele, 17, Tassinari Fabrizio, numero 16, Caroli Michael, numero 2, Santilli Andrea, 19, Kukojevic, numero 7, Tassinari Nicola, 20, Dall'Aglio Andrea, numero 11, Daniele Rossi, numero 5, Petrocevic, allenatore Panetti, che sostituisce lo squalificato Domenico Tassinari. Pallamano Farmigea, col numero 3, Cascone Francesco, 4, Andrea Freschi, 7, Umberto Salemi, numero 10, Mazzi Michele, numero 11, Gonzalo Vierà, numero 12, Thomas Turrini, col numero 13, il capitano Michele Andreini, numero 14, Giambattista Carmignani, numero 15, Vlado Meoni, numero 16, Cristian Turrini, 17, Matteo Fondelli, numero 18, Nicolas Frank, numero 19, Angel Fernandez e con il numero 99, il baby Maurizio Tabanelli. In panchina, mister Sergio Cavicchiolo, con il suo braccio destro, Romano Del Monte, accompagnato dal dottor Giuseppe Rogato. Al via la coppia arbitrale, Molan Martino di Padova e Dario Fabian di Gallarate, Milano. Tutto come da capitolato, Romagna Handball difesa 6-0 con Farmigea, 7 bello classico, centrale Vieira, terzino Carmignani, Mazzi, ala Freschi, Andreini, pivot il ritrovato Angel Fernandez. Farmigea all'attacco e rimedia subito un fallo dei 9 metri. Mazzi sulla palla per Freschi, Mazzi, Vieira, Carmignani. Carmignani prova e sblocca subito il risultato. Farmigea 1, Romagna Handball 0. Il Romagna si schiera con centrale Folli Matteo, terzino Petrocevic e Seso. Pivot il giovane Belmuzzani. Vediamo che il capitano Folli imposta il gioco per il Romagna. Seso apre per lo straniero del Romagna, ma è Mazzi che recupera una palla, parte in contropiede, Mazzi, bomba, rete, Farmigea 2, Romagna 0, sul piede giusto subito la Farmigea dei fratelli Federighi, punteggio dopo 1 minuto e 32, Farmigea 2, Romagna 0. Ancora Folli che imposta per gli ospiti, incrocia con il compagno di squadra numero 5, lo straniero del Romagna Handball, ancora per Seso, ma è Michele Mazzi che prova a stoppare Cristian Turrini, dice no al primo tiro del Romagna, contropiede, delizia e Mazzi segna una perla di saggezza, Farmigea 3, Romagna 0, subito difficoltà per gli emiliani di Domenico Tassinari. Farmigea schierata in difesa 5-1 con Gonzalo Vieira alla caccia di palloni. Romagna che prova con Seso. Difesa in area del pilastro difensivo numero 4 Andrea Freschi che rimedia un'ammunizione. Tiro dei 7 metri dopo 2 minuti e 26 trascorsi. Farmigea 3, Romagna 0, Seso contro Turrini, tutto pronto per il primo tiro dai 7 metri, Seso, finta, Seso, rete. Sblocca le marcature anche il Romagna, punteggio 3-1. Mazzi per Vieira, Carmignani, Vieira, Mazzi, Vieira, Carmignani, Vieira,
battute di studio per gli uomini di Sergio Cavicchiolo. Carmignani attacca Mazzi, Carmignani prova schema, Carmignani servizio per il pivot Fernandez ma non va. Allora riparte il Romagna con il numero 9 Cironi, che passa al suo compagno di reparto, ma è Cristian Turini che nega la gioia del gol al pivot del Romagna. Turini Cristian, terza stagione nella porta della Farmigea. Vieira subisce un fallo, quindi si riparte con un tiro dai 9 metri. La coppia arbitrale sicuramente di categoria importante, Molan Fabian, arbitri esperti. Ancora Carmignani per il capitano Michele Andreini, Vieira, Carmignani. Romagna che difende all'interno dei propri 9 metri. Incrocio, riceve palla Fernandez, finta, apre per Carmignani che non va. Parte in contropiede il Romagna Handball con il numero 3, segna e accorcia con Gianni Belzamini. Punteggio Romagna 2, Farmigea 3. Ancora Andreini in possesso di palla per Vieira, Carmignani. Vieira, Carmignani, servizio per Fernandez che subisce una carica della difesa, tiro dei 7 metri, ammunizione per lo straniero del Romagna Handball numero 5 Bogdan Petrecevic. E allora a questo punto Mazzi contro Romagna Handball numero 10 di Farmigea, Michele Mazzi al tiro dei 7 metri, tutto pronto, Mazzi, rete! Rete, Farmigea 4, Romagna 2. Folli. Seso. Folli. Romagna che cerca di impostare il gioco. Rimane a terra il giocatore della Farmigea numero 10, Michele Mazzi. Intervento dello staff sanitario per prestare i primi soccorsi. Ammunizione anche per Gonzalo Vieira. Cinque minuti e 40 trascorsi in questa prima frazione di gioco, punteggio 4-2 in favore dei padroni di casa. Rimane ancora a terra il giocatore della Farmigea, Michele Mazzi, riporta un colpo al volto e forse saranno necessari anche cure mediche. Tutto pronto per la ripartenza. Allora abbiamo Davide Zeso che riparte con Matteo Folli. Zeso, incrocio con Petrovic. Folli, Folli entra e si guadagna un tiro dai 7 metri con protesta del pubblico locale, che non accetta le decisioni arbitrali. Secondo attacco del Romagna, secondo tiro dei 7 metri per gli ospiti. Ancora Zeso contro il fratello minore dei Turini, Thomas. Zeso contro Turini. Ancora una finta, tiro, rete, rete. Romagna accorcia, Romagna 3, Farmigea 4, ma riparte veloce subito Vieira per Freschi. Mazzi per Vieira, Carmignani apre per Andreini che non riesce a segnare, ma è Vieira che recupera palla, apre per Fernandez, prova e non va. Occasione d'oro per i padroni di casa, sfumata dall'italo-spagnolo Angel Fernandez, però commette un'infrazione di passi il numero 3 ospite Gianni Belzamini.
Allora Carmignani uno contro uno, apre per Vieira che prova, ma ancora il portiere ospite a negare la gioia della rete. Parziale, Farmigea 4, Romagna 3 dopo 7 minuti e 13 di gioco. Seso che prova l'uno contro uno contro Mazzi, Folli ancora, Seso carica, ma è Cristian Turini che dice di no. Vieira che parte in contropiede, ma la squadra non lo segue. Fernandez per Vieira. Vieira, Carmignani, Andreini, Vieira, Mazzi, Andrea Freschi per Michele Mazzi, Gonzalo Vieira, Carmignani, Giambattista, Vieira, Mazzi. Farmigea in salute, lo dimostra da queste prime battute di gioco. Carmignani, finta, bello il numero di Giambattista Carmignani che segna la quinta rete per i padroni di casa. 8 minuti e 10 trascorsi, parziale Farmigea 5, Romagna Imola 3. Nella file di Farmigea abbiamo anche il veterano Maurizio Tabanelli, ex Romagna Handball. Incrocio con Folli, Petrojevic, Seso, ancora Folli che difende Mazzi, ancora Freschi, Freschi, ottima la difesa di Farmigea, impenetrabile. Romagna che prova dalle posizioni centrali a trovare un varco, apre sull'ala sinistra e trova la gioia del gol, il numero 3, Gianni Belzamini. Romagna 4, Farmigea 5. Partita importante per entrambi le formazioni. Romagna vincere per rimanere in scia dei play-off. Infatti la terza posizione offrirebbe ancora la possibilità per staccare il biglietto per le play-off di fine campionato. La formula del campionato prevede tre gironi dove la prima, la seconda e la terza accedono ai playoff scudetto. Carmignani prova e realizza una rete importantissima. Farmigea 6, Imola 4. Il campionato ha ripreso dopo la pausa per la Final Four di Coppa Italia che se l'è aggiudicata tra le mura amiche il Bolzano di Alessandro Fusina. Farmigea subisce una rete dal numero 9 degli ospiti, il Rinaldo Ceroni. Intanto cambio anche tra i pali del Romagna Handball. Entra il baby portierino a dare una scossa ai suoi compagni di reparto. Vieira, Mazzi, Freschi, Mazzi, Vieira, Carmignani, Vieira, Carmignani. Vieira, prova, elevazione, tiro dai 9 metri, l'italo argentino segna la settima rete, parziale Farmigea 7, Romagna 5. Intanto in settimana si sono potute accurare le condizioni mediche del baby portiere di Farmigea, Marco Munda, che riporta una lesione al menisco, quindi dovrà stare fuori dai campi per una ventina di giorni. Accorcia con il numero 11 Daniele Rossi. Farmigea riparte con Vieira che cerca di impostare con il compagno di reparto Angel Fernandez. Freschi, Mazzi, Vieira, Carmignani, Vieira, Mazzi, attacco di Mazzi. Romagna in difesa alta, ovvero fuori dalla linea dei 6 metri, ma è Freschi, il viareggino puro sangue che allunga ancora per gli uomini di Sergio Cavicchiolo. Farmigea 8, Romagna 6. Ottimo il ritmo di questi primi 11 minuti, già 14 reti segnate. Incrocio tra il centrale Folli e il pivot, ancora lo straniero col numero 5, ma intercetta lo spezzino Michele Mazzi, contropiede da solo, prova, rete, Mazzi scatenato, Farmigea 9, Romagna 6. Reti importanti per la panchina
bianconera. Parziale Farmigea 9, Romagna 6. 12 minuti trascorsi. Folli che prova. Rete ancora dell'ala numero 3, Gianni Belzamini. 7 Imola, 9 Farmigea. Intanto vediamo scaldare anche sulla panchina dell'Imola Fabrizio Tassinari. Vieira che incrocia con Andreini. Nona stagione consecutiva con la maglia della Palamano Farmigea, Michele Andreini, capitano di nome e di fatto. Palla persa per Farmigea che riparte l'Imola, passaggio lungo, ma è Cristian Turrini che para un bel tiro al volo dell'ala destra del Romagna Handball. Vieira, Carmignani per Fernandez. Subisce una carica da due avversari e rimedia un tiro dai 9 metri. ...13:30 trascorsi in questo primo tempo e Farmigea conduce con un margine di 2 reti. Mazzi prova la bomba ma non va. Allora è Imola che può accorciare. Numero 5, lo straniero di questa compagine emiliana, Bogdan Petrecevic. Altro pilastro della Palamano emiliana è Matteo Folli, capitano della squadra di Domenico Tassinari. Incrocio, pallonetto, ma è la traversa che nega la gioia della rete. Quindi Farmigea con Carmignani che riparte. Fernandez, Carmignani, Andreini per Fernandez. Carmignani subisce una carica e fallo dei 9 metri. Sergio Cavicchiolo, passaporto italo-brasiliano. Storia con la maglia della nazionale italiana. Carmignani, ancora per Farmigea, Mazzi, Carmignani, Vieira, uno contro uno. Subisce una carica scorretta dal parte del numero 5 Bogdan Petrecevic che rimedia un'esclusione per 2 minuti. Superiorità numerica per gli uomini di Cavicchiolo da sfruttare 6 contro 5. Fernandez ha la palla in mano dei 9 metri. Gli arbitri si assicurano che il tavolo abbiano assegnato l'esclusione dei 2 minuti e quindi si riparte. Mazzi, Carmignani per Fernandez che subisce ancora una carica e ancora una sanzione per il numero 3 Gianni Belzumini, un'esclusione, un'ammunizione. Ancora Michele Mazzi contro Romagna Handball. Tutto pronto, tiro dei 7 metri. Mazzi, bomba e segna, infallibile. Michele Mazzi. Imola 7, Farmigea 10. Siamo giunti a metà del primo tempo. Il margine sono ancora di 3 reti. Folli per Fabrizio Tassinari. Seso. Regge alla carica di Michele Mazzi. Folli per Seso, la furia di questa Romagna, e segna David Seso. Gioca come naturalizzato, quindi passaporto italiano. Fernandez, Carmignani, Mazzi, il sette bello di Sergio Cavicchiolo. Andreini, Vieira, Fernandez, Carmignani, Mazzi e Freschi. In crescita anche Nicolas Frank che
rimedia ancora da un infortunio. Vieira, Carmignani, bella circolazione di palla per Farmigia, per Freschi che non fallisce il Viareggino, puro sangue. Farmigia 11, i Romagna Handball 8. Ricordiamo che la gara di andata in Emilia-Romagna per Farmigia fu una debacle. Tanta la voglia di rivincita per gli uomini di Cavicchiolo. Ancora Folli con Tassinari. Freschi che apre per l'ala, ma Cristian Turini non intercetta il tiro del Romagna che accorcia. Quindi Farmigia 11, Romagna Handball 9. Segna il numero 9 Ceroni per Romagna Handball. Carmignani, Mazzi. Mazzi apre per Carmignani, ma è Fernandez, rimedia una bella palla, subisce una carica ma l'arbitro non la legge. Allora Bogdaden, bella l'azione del Romagna Handball che segna una rete in velocità. 11-10, più 1 per Farmigea, momento delicato per gli uomini di Sergio Cavicchiolo. Cambio in panchina, fuori Cristian Turini, dentro il fratello Thomas. 18esimo del primo tempo, ancora margine di una rete. Mazzi, Carmignani, Vieira, Carmignani, Fernandez, Vieira. Contropiede dell'Imola, ma è Michele Mazzi che riesce a fermare il numero 9, Rinaldo Ceroni. L'Imola riparte con Tassinari. Apre per Seso che spara fuori dallo specchio della porta. E allora è Thomas Turini che riparte per Carmignani. Fernandez, Mazzi, Fernandez. Vieira. Gonzalo Vieira, fratello di Federico Vieira, mancino della nazionale argentina. Mazzi per Carmignani che subisce una carica dal numero 5 Bogdan Petrešević. Allora Andreini, Carmignani, Vieira, Mazzi. Mazzi uno contro uno, prova, subisce una carica e fallo dei 9 metri. Sergio Cavicchiolo con il time out in mano, pronto per chiamare. Ecco appunto Sergio Cavicchiolo al 19esimo e 31 secondi chiama il primo time out a disposizione. Ricordiamo che da quest'anno i time out da 2 sono passati a 3. Sulle panchine vediamo Sergio Cavicchiolo e Romano Del Monte che danno indicazioni tecnico-tattiche per affrontare questi ultimi 11 minuti del primo tempo. Si può leggere il labiale dell'italo-brasiliano, chiama incroci, incroci per cercare di entrare nella difesa avversaria. Romagna Handball che deve fare a meno del suo allenatore Domenico Tassinari, deve scontare una squalifica per tutta la stagione sportiva. In panchina il suo secondo, Porisio Panetti. Dieci minuti e mezzo alla fine di questi primi 30 minuti di gioco. Sostituzione, fuori Vieira, dentro Francesco Cascone. Stagione straordinaria quella di Cascone della scorsa stagione, dove segnò più di 100 reti nel ruolo di pivot. Carmignani, Carmignani, Carmignani. Ancora gioco passivo degli arbitri che prova Carmignani, bomba e rete. Giambattista Carmignani segna una rete sotto il gioco passivo chiamato dagli arbitri. Per cui Farmigia 12, Romagna Handball 10. Entusiasmo tornato sulle labbra di Carmignani, Freschi e Mazzi, il trio delle meraviglie di questa Farmigia. E allora ancora Romagna che prova, ma è Vieira che difende ottimamente.
rimane fuori per un infortunio al labbro il numero 5 Bogdan Petrešević. Tutto pronto per la ripartenza. Tassinari contro Vieira, ma vince Vieira. Vieira 1, Tassinari 0. Fabrizio Tassinari imposta il gioco per i compagni di reparto, ma è Thomas Turini che nega la gioia del gol al Romagna Handball. Fernandez che gestisce il possesso palla per Vieira. Fernandez per Mazzi. Fernandez, Cascone, Mazzi, Fernandez, Mazzi, Fernandez, Carmignani scivola e allora riparte il Romagna Handball con Seso che apre, ma è Thomas Turini che nega la gioia del gol al numero 9 Rinaldo Ceroni. Turini Thomas in salute. Riparte Farmigea con Carmignani che subisce una carica, decisione arbitrale discutibile. Carmignani subisce una carica e l'arbitro non la vede. Protesta Sergio Cavicchiolo dalla panchina, rimedia una ammonizione, ma l'arbitro non legge la partita. Quindi al 22esimo parziale Farmigea 12, Imola 11. Protesta del pubblico per una decisione arbitrale discutibile. Freschi, Mazzi, Carmignani, Fernandez. Subisce una carica. 22esimo di gioco. Parziale 12-11. Fernandez, Carmignani, Mazzi, Freschi. Ancora Freschi, ma questa volta non va. Poco più di 7 minuti alla fine di questo primo tempo, ancora al margine di una rete per gli uomini di Cavicchiolo. Folli. Questa volta niente da fare per Thomas Turini. Primo risultato di parità della partita, 12-12 dopo 23 minuti. Romagna in salute. Carmignani, Fernandez, Mazzi, Fernandez, Carmignani apre per Mazzi, ancora Carmignani, bomba di Giambattista Carmignani che segna la 13esima rete, anche una esclusione per 2 minuti per il numero 5 del Romagna Handball, Bogdan Petrešević. Quindi Farmigea superiorità numerica. Attenzione, anche Francesco Cascone per Farmigea rimedia un'esclusione per 2 minuti. Quindi 5 contro 5. Esclusione per 2 minuti a Francesco Cascone e Bogdan Petrešević. Tassinari per Ceroni, Tassinari incrocia con Seso contro Freschi. 6 minuti al termine della prima frazione di gioco. Tassinari, Ceroni, Tassinari, Seso contro Mazzi, ma è Mazzi a avere la meglio. Seso contro Fernandez che rimedia uno sfondamento e allora è Mazzi che riparte con Carmignani. Fernandez, Mazzi, Freschi, Mazzi, Fernandez rete importantissima al 24esimo e 35. Angel Fernandez segna per il vantaggio degli uomini di Sergio Cavicchiolo. Farmigea 13, Romagna Handball 12. Time out chiamato dagli emiliani. Sergio Cavicchiolo imposta la sua squadra
all'attacco. Tra i pali rimane Thomas Turrini. Incomprensione, non era time out ma un doppio fischio per consultare i cronometri. Allora, invariato la situazione dopo 24 minuti e 45, Farmigea 14, Romagna Handball 12, 5 minuti o poco più alla fine di questa prima frazione di gioco, indecisione in campo, tutto pronto per gli ultimi 5 minuti di gioco. E allora Romagna che riparte con Tassinari, Ceroni, Tassinari, Seso, incrocia con Ceroni, Seso, uno contro uno contro Freschi, Carmignani che difende, Seso apre per Matteo Folli, Seso spara e segna la 13esima rete. Romagna 13, Farmigea 14. Carmignani, Fernandez. Venticinquesimo e 23 secondi giocati. Fernandez 9 metri. Mazzi. Fernandez in posizione di centrale. Incrocio con Michele Mazzi, Giambattista Carmignani che contro Daniele Rossi, ex compagni di squadra. Ammunizione per Daniele Rossi. Francesco Cascone rientra dopo l'esclusione per 2 minuti, quindi 6 contro 6. Freschi, Mazzi, Fernandez, Carmignani sotto fallo, prova dalla distanza ma non va. Riparte l'Imola con Fabrizio Folli. Seso contro Michele Mazzi e realizza la rete del 14 pari. Rientra in campo anche Gonzalo Vieira. Carmignani, Fernandez, Mazzi, Andrea Freschi, Michele Mazzi, Giambattista Carmignani, Fernandez. Apre per il terzino Michele Mazzi. Carmignani, prova per Angel Fernandez ma non va. Riparte il Romagna Handball con Seso. Matteo Folli apre per Bogdan, fallo dei 9 metri per gli emiliani del Romagna Handball. Matteo Folli per Fabrizio Tassinari. Davide Seso apre per lo straniero del Romagna Handball. Ancora Davide Seso che prova uno contro uno contro Gonzalo Vieira ma viene placcato. Meno di 3 minuti al termine, risultato in parità, 14 pari. Riparte Fabrizio Tassinari che incrocia con Seso ma è Angel Fernandez che blocca il centrale capitano del Romagna Handball. Ancora Fabrizio Tassinari in attacco che subisce un fallo. Intervento dei sanitari per rimediare all'urto subito dal centrale dell'Imola. Dottor Giuseppe Rogato che presta i primi soccorsi. Cambio anche sulla panchina dell'Imola. Matteo Folli. Meno di 3 minuti al termine di questa prima frazione di gioco, risultato in perfetta parità. Poche le sostituzioni in questi primi 30 minuti di gioco. Farmigea ha dato spazio a Francesco Cascone. Sotto passivo l'Imola con Seso che trova un gol dalla distanza per la 15esima rete, primo vantaggio per gli ospiti. Imola 15, Farmigea 14, 28-05. Allora riparte la Farmigea con Giambattista Carmignani, Angel Fernandez e Michele Mazzi.
Fernandez apre per Mazzi, attacca Mazzi, che Carmignani che subisce una carica, un'altra. Gli arbitri non sanzionano una distanza non rispettata. Allora Cascone per Carmignani, bomba di Mazzi, troppo centrale. Imola riparte, che può gestire un vantaggio. In campo anche Daniele Rossi, Folli, Seso, Petrešević, Tassinari. Fernandez rimedia una palla, la lancia lunga, brutta. Cascone. Cascone carica sul numero 5 Bogdan Petrešević e rimedia un'esclusione per due minuti. Meno di un minuto al termine di questi primi frazioni di gioco. Farmigea sotto di una rete. Imola la possibilità di allungare. Seso, Tassinari, Petrešević, Tassinari, Petrešević, Seso, doppio pivot per gli uomini del Romagna. Seso, infrazione di passi, 29esimo e 35, possibilità di pareggiare per gli uomini di Sergio Cavicchiolo e andare negli spogliatoi con il risultato di 15 pari, da sfruttare al massimo questa possibilità. Fernandez, Andreini, Fernandez, Carmignani, Carmignani subisce una carica, apre per Mazzi che accentra, ancora finisce il tempo con un tiro franco, ovvero tutti gli uomini in barriera, solo un giocatore può tirare la palla sopra la traversa. Primo tempo si chiude con il punteggio di 15 a 14 in favore degli ospiti e arrivederci al secondo tempo. Tutto pronto per il secondo tempo di Farmigea Romagna Handball, valida per il campionato di Serie 1 Girone B. Punteggio Farmigea 14, Romagna Handball 15. 30 minuti di gioco per portare a casa tre punti fondamentali per entrambe le squadre. Sergio Cavicchiolo vincere per dimostrare il valore della propria squadra e del proprio lavoro. Domenico Tassinari vincere per continuare nella scia dei playoff. Farmigea schierata in difesa 6-0. Romagna Handball con Daniele Rossi in ruolo di terzino destro. David Seso, ma Cristian Turrini para. Allora riparte la respinta il Romagna Handball. Matteo Folli, Fabrizio Tassinari, David Seso per Tassinari che incrocia per Folli. Ma la rete non viene convalidata per invasione. Cristian Turrini che para in extremis un tiro di una distrazione di Carmignani Giambattista. Un minuto di gioco, doppia parata per Cristian Turrini. Si riparte. La partita è entrata subito nel calore, freschi per Vieira. Freschi, possesso di palla Vieira, Freschi, ancora da scontare un minuto di esclusione per Francesco Cascone che rientra, Carmignani sotto fallo, tiro d'angolo, un minuto e venti trascorsi, punteggio ancora fermo sul 14 a 15, Vieira, Vieira, tiro troppo prevedibile. Allora riparte il Romagna con Tassinari, Rossi, Tassinari, Seso, Seso contro Mazzi per Tassinari, finta, Seso subisce una carica per Fernandez che schiaffa la palla in rimessa laterale, riparte Cristian Turrini, Mazzi, Vieira, Farmigea ci crede, tre punti per allontanarsi da una posizione di classifica non giusta.
intercetta il passaggio Matteo Folli, ma la palla va in fallo laterale. Entra anche l'ala Umberto Salemi. Farmigia con Vieira centrale, Mazzi, Carmignani, terzino, Andreini, Salemi, ala e Angel Fernandez pivot. Vieira uno contro uno, incrocia con Mazzi. Carmignani, incrocio ancora con Vieira, Andreini, prova Andreini ma non va. Punteggio fermo da più di due minuti sul 14-15, Rossi, Mazzi che brucia il tempo. Bellissima l'azione di Michele Mazzi che subisce anche un fallo ma l'arbitro non lo intervede. Incredibile amici. 2 minuti e 45 trascorsi, punteggio fermo sul 15-14. Tassinari, Seso, Daniele Rossi, uno contro uno contro Freschi. E l'arbitro fischia un tiro dai 7 metri, rigore in mano a David Seso che lascia la palla al compagno di reparto Matteo Folli, capitano della squadra emiliano. Ancora no. David Seso dai 7 metri. Seso contro Thomas Turrini. Seso finta. Rete. Più 2 per Imola. 16-14. Vieira. Mazzi. Salemi. Mazzi. Vieira. Carmignani. Carmignani incrocia con Vieira. Vieira. Sfondamento in attacco e rimane a terra. L'arbitro chiama anche l'intervento dei sanitari, ma Gonzalo Vieira si rialza da solo, quindi tutto pronto per la ripartenza. 3 minuti e 43 trascorsi, parziale Farmigea 14, ospiti Romagna Handball 16, meno 2 da recuperare. Seso per Daniele Rossi, Seso per il Romagna Handball, forse commette un'infrazione di passi non vista. Daniele Rossi prova il tiro ma è Cristian Turrini che para. Tra gli ospiti di Farmigea anche la presenza del Carmignani, rete importantissima, Carmignani sblocca in elevazione, maestosa rete di Giambattista Carmignani che chiede anche una sanzione per il giocatore del Romagna che non viene attribuita. Dicevamo importante anche la presenza in tribuna del progettista aziendale Corrado Pescia. Seso, Tassinari, ottima la difesa di Farmigea viva, riparte Turrini, Mazzi, Fernandez e Daniele Rossi tackle in scivolata ricordando i tempi dell'ottimo Roberto Baggio. Esclusione di 2 minuti per Daniele Rossi, quindi superiorità numerica per Farmigea 6-5, 2 minuti da sfruttare al meglio per gli uomini di Sergio Cavicchiolo. 4 minuti e 55 trascorsi in questa prima seconda frazione di gioco e Farmigea deve ancora recuperare una rete di svantaggio. Vieira, Carmignani, chiaramente Imola, 5 uomini schierati sulla linea dei 6 metri. Mazzi per Vieira, per Carmignani che apre per Salemi, apre tiro, rete, Umberto Salemi, prossima, la sua vita avrà un cambiamento. Maurizio Tamanelli si congratula con il suo compagno che l'ha visto crescere, 9 anni anche lui con la maglia della Farmigea. Tassinari Fabrizio Perimola, punteggio in perfetta parità, 16-16, 5 minuti e 36 trascorse, partita apertissima. Matteo Folli per Davide Seso, Fabrizio Tassinari contro Angel Fernandez, Seso apre per Folli, l'arbitro chiama di corsa l'intervento dei sanitari per prestare soccorso a un giocatore dell'Imola rimasto a terra e
anche brutte frasi da parte del pubblico ospite nei confronti del direttore di gara. Questo fa male allo sport. Punteggio, perfetta parità, 16 a 16, 5 minuti e 50 trascorsi nella seconda frazione di gioco. Cerchiamo di parlare sopra gli insulti che arrivano dalla tribuna, perché questo non deve essere allo sport. Dottor Giuseppe Rogato, che porta le cure al giocatore rimasto a terra, e cerchiamo di non ascoltare quello che arriva dall'esterno. Capitano Folli si va a assicurare le condizioni del compagno di squadra, pare non avere nulla. Ecco che entra anche il baby ad asciugare il terreno di gioco, Giovanni Lorenzini. Allora si riparte. Farmigea ancora in superiorità numerica, 6 contro 5. Cavicchiolo che incita i suoi compagni di squadra, Maurizio Tabanelli, ex compagno di squadra e di scudetti ai tempi d'oro con l'Alpi Prato, assieme a Sergio Cavicchiolo. Ripartiti Vieira, Mazzi, Fernandez in posizione di pivot, Vieira centrale, Carmignani, Mazzi, terzini. Da sfruttare la superiorità numerica per Farmigea, Mazzi apre per Vieira che incrocia con Andreini, Mazzi, Carmignani spara una bomba dalla distanza che non va, quindi riparte il Romagna Handball che cambia il numero 5 Bogdad Petrovic con il numero 19 David Seso. Cambio attacco difesa per gli uomini del Romagna, ecco proprio Seso in attacco. Seso, Tassinari contro Mazzi, ottima la difesa di Michele Mazzi. Stagione straordinaria quella dello spezzino puro sangue Michele Mazzi. E allora Tassinari contro Carmignani. Tassinari che imposta ancora. Sfondamento di Fabrizio Tassinari contro Andrea Freschi. Palla delizia per Vieira che segna la 17esima rete. Farmigea si riporta in vantaggio. Carmignani, una perla per il compagno Vieira che porta in vantaggio i suoi compagni di squadra. Farmigea 17, Romagna Handball 16. Farmigea c'è e lo dimostra. Nel frattempo è Fabrizio Tassinari che segna la rete del 17 pari. Vieira, Mazzi, Salemi, Mazzi, Vieira, Andreini, copertura ad uomo per Giambattista Carmignani, fulmine di questa Farmigea. E allora Vieira che perde palla, la recupera Angel Fernandez che segna una rete importantissima, 18 a 17 il parziale. 8 minuti trascorsi in questo secondo tempo, Angel Fernandez mette tutta la sua esperienza per segnare la 18esima rete e per demoralizzare il portiere del Romagna Handball. Cambio anche tra i pali degli ospiti, entra col numero 16 Michael Caroli. E allora è Folli che imposta per Seso, uno contro uno, apre per Petrecevic. Folli alla segna la rete del pareggio, 18 a 18, il numero 3 alla sinistra, Gianni Belmuzzini, già svariate reti segnate dall'ala sinistra, questo giocatore nato e cresciuto nelle file. Sergio Cavicchiolo ha deciso che è il momento dell'argentino Nicolas Frank, seconda stagione con la maglia di Farmigea. La scorso anno più di 100 reti segnate anche per il bomber con passaporto argentino-tedesco. Carmignani, Frank prova subito, subisce una carica e rimane a terra. Ecco che si rialza ricordando i tempi di Eter Parisi. Allora Fernandez prova, ma è il portiere che nega la gioia della rete. Quindi 18 pari il parziale, 9 minuti e 22, si riparte con Folli che apre, ma è Michele Andreini
che intercetta Carmignani, Freschi, Freschi tiene palla, Mazzi, Mazzi tiene palla e passaggio con Vieira, Fernandez, Fernandez uno contro uno, subisce la carica e guadagna un tiro dei 9 metri, Fernandez per Vieira, Mazzi, Carmignani, Carmignani carica, apre per Umberto Salemi, Carmignani, Carmignani, Carmignani deve trovare la soluzione, Fernandez si libera di un uomo, regge la carica ma l'arbitro interrompe una gestione, Andreini, Andreini, ma il portiere nega ancora, bravo questo giovane portiere del Romagna Handball con il numero 16, Michael Caroli. Allora è ancora il Romagna che ha la possibilità di riportarsi in vantaggio. Seso, Folli, Seso, Seso apre per lo straniero, il numero 5, ma è Fernandez che intercetta una palla importantissima, apre per Vieira, Vieira, carico, tiro, rete! Gonzalo Vieira, italo-argentino, la scorsa stagione nella pallamano Fondi, vantaggio per Farmigea, 19-18, Farmigea ci crede, 3 punti per dimostrare il proprio valore, Farmigea 19, Romagna Handball 18, Seso, Seso apre, ancora Seso, uno contro uno contro Vieira, per lo straniero numero 5 rimane a terra, arbitro ferma il gioco per riportare la tranquillità. 11 minuti e 10 trascorsi in questa seconda frazione di gioco, ma Farmigea difende a denti stretti il vantaggio, ancora un'ottima difesa, Andreini, Carmignani in coppia, Seso, Seso, il braccio caldo di Seso, vediamo se riesce, Michele Mazzi, ancora possesso di palla per l'Imola, gioco passivo chiamato dagli arbitri, Folli apre, ma Carmignani intercetta, parte in contropiede, Giambattista Carmignani, subisce un fallo, Carmignani che l'arbitro non lo vede, quindi palla di nuovo nelle mani degli ospiti, parziale 19-18 nel vivo della partita, ancora più uno per gli uomini di Farmigea, Seso apre, Seso, Folli, Bogdan Petrevic, Folli, Seso, Seso e Vieira che stoppa, Seso, Seso, Seso che prova, subisce un fallo, l'arbitro non lo fischia, parità 19-19, Fernandez, Vieira, Vieira riporta subito in vantaggio la sua squadra con una rete maestosa, parziale, Farmigea 20, Imola 19, meno di 18 minuti alla fine di questa prima frazione di gioco, di questa seconda frazione di gioco, scusatemi, siamo nel vivo anche per noi telecronisti, quindi Folli, Seso, Folli, Folli attacca contro Mazzi, ma ancora Vieira che recupera palla, apre Mazzi per Andreini, la coppia di Spezia, segna, segna Michele Andreini, la 21esima rete, il capitano, 21-19, difficoltà per l'Imola, due reti di vantaggio per gli uomini di Sergio Cavicchiolo, Farmigea 21, Romagna 19, 13 minuti e 13, giocati. La partita è lunga, c'è da mantenere la calma, urla Sergio Cavicchiolo dalla panchina, Folli, Folli, Seso, doppio pivot per l'Imola, ma la difesa di Farmigea è un muro impenetrabile, grande la difesa, l'arbitro non vede un fallo ma è lo stesso, si continua, Michele Mazzi, un leone, apre per Gonzalo Vieira che subisce un fallo ma l'arbitro non lo vede, permissivi questi arbitri, permissivi, quindi Folli apre per Seso, ancora Folli, rete, rete, 21-20, più uno per Farmigea, 14esimo di gioco di questo secondo tempo, 16 minuti al termine, una sola rete di vantaggio da amministrare, l'arbitro interrompe per far intervenire gli operatori ad asciugare il terreno di gioco. Siamo nel vivo di questa sfida, gli arbitri permettono di giocare.
bisogna leggere e interpretare come gli arbitri permettono di giocare per affrontare al meglio questi ultimi 16 minuti di gioco che potrebbero regalare agli uomini di Sergio Cavicchiolo e del patron Mario Federighi la gioia della vittoria. Tutto pronto per la ripartenza, Carmignani cerca di dettare i tempi e i ritmi ai suoi compagni di reparto, Nicolas Frank nel ruolo di terzino destro, Michele Mazzi nel ruolo di terzino sinistro, si riparte, Umberto Salemi alla destra, Frank, Carmignani, Mazzi, Mazzi per Carmignani, Carmignani, Mazzi, rimane la palla in mano a Frank, quindi Salemi, Nicolas Frank per Michele Mazzi che incrocia con Giambattista Carmignani, Carmignani prova, Angel Fernandez rimane legato tra le mani dell'avversario ma gli arbitri non lo leggono, quindi Tassinari apre per il numero 3 Gianni Belmuzzini. Quindi Umberto Salemi rimedia anche una pesantissima sanzione, ovvero l'esclusione definitiva dalla gara con il cartellino rosso. Pesante questa sanzione per Umberto Salemi. Prima volta nella sua carriera, dopo 9 anni di storia, che rimedia anche una pesante esclusione con il cartellino rosso. Quindi Farmigea per 2 minuti rimarrà in campo con un uomo in meno e poi potrà ritornare in parità. Disperazione sul volto del viareggino Umberto Salemi. Intanto fortunatamente nulla di grave per Gianni Belzamini che si rialza e potrà continuare la gara. Cristian Turrini dovrà difendere il vantaggio della sua squadra. Parziale 21-20, 14-48 giocati. David Seso che batterà questo tiro dei 7 metri. Seso contro Turrini Cristian. Tutto pronto per il tiro dei 7 metri. Seso contro Turrini. 14-48 giocati. Seso, finta. Seso, tiro. Cristian Turrini para ma poi la palla carambola in rete. Parità 21-21, 2 minuti da scontare in inferiorità numerica. Cambio anche per Cavicchiolo, fuori Frank, dentro Vieira. Quindi Fernandez in cabina di regia, ruolo centrale, quindi ora incrocia con Mazzi. Andreini, Andreini per Mazzi che incrocia per Vieira, Vieira, Carmignani. Subisce una carica, troppo sregolare la difesa nei confronti del pivot Angel Fernandez. Gli arbitri abbiamo già detto che sono permissivi. 15-33 giocate, Carmignani, Vieira, Vieira apre per Mazzi, Vieira, Vieira che attacca, regge alla carica, Andreini, ancora tiro dai 9 metri, fallo, Fernandez per Vieira, Vieira prova dalla distanza ma non va. Quindi 15-35, parziale 21-21. Farmigea deve difendere con l'inferiorità numerica, un uomo in meno, per cui schiacciati e incatenati in modo da formare una muraglia. Seso, Seso, Bogdan, tiro. Rete dalla distanza per il vantaggio del Romagna Handball. Imola 22, Farmigea 21. Ancora pochi secondi e poi potrà rientrare un giocatore. Pronto al rientro anche Vlado Meoni. Vieira, Mazzi, Fernandez, Mazzi, Mazzi. Non va il passaggio al compagno di reparto. Rientra anche l'uomo in meno per Farmigea, Andrea Freschi. Seso, Seso. Difende bene Michele Mazzi, per cui al 17esimo, meno 1 per gli uomini di Sergio Cavicchiolo. Parziale 22 Romagna, 21 Farmigea, palla in mano agli ospiti. Folli. Folli incrocia con Seso. Folli.
difende bene Farmigea, bene Cristian Turini, bene Michele Mazzi in difesa, quindi si riparte, possibilità di pareggiare per gli uomini di capitan Michele Mazzi, per cui dall'ala sinistra parte Michele Andreini, Vieira, Andreini, Vieira, Carmignani, Carmignani chiama un incrocio con Vieira, Vieira apre per Frank, subisce una carica, difesa in area, tiro dai 7 metri, protestano ingiustamente gli ospiti, tiro dai 7 metri, questa volta sarà Michele Mazzi contro il Romagna Handball, Michele Mazzi contro l'Emilia Romagna. Mazzi tutto pronto, difende e para, però alla ribattuta è pronto il bomber spezzino a portare il risultato in parità 22-22. Meno di 12 minuti al termine di questa entusiasmante partita, valida per il campionato di Serie A1 nazionale. Ancora vantaggio, ancora tiro e rete per Bogdan Petrecevic. Parziale 23-22. Farmigea deve ancora recuperare una rete. In campo Frank. Vieira. Frank. Vieira. Incrocio con Carmignani. Carmignani. Prova, rete sotto le gambe che vale 2, 1 per la classifica e 1 per il morale del portiere. Parità 23-23. Partita apertissima come da pronostico. Primo campionato alla massima serie per la squadra pisana del patron dottor Federighi, e con l'obiettivo che resta comunque la salvezza. Ora in vantaggio gli uomini del Romagna Handball 24-23, partita equilibrata punto a punto. Andreini, Carmignani, Vieira, Frank, Meoni, Vieira, Frank, Meoni, Vieira, incrocio con Fernandez, non va il passaggio, palla in mano agli ospiti, doppio cambio, fuori Frank, dentro Freschi, fuori Meoni, dentro Mazzi, difesa massiccia per gli uomini di Sergio Cavicchiolo che devono assolutissimamente recuperare il margine di svantaggio. In campo anche il pratese Daniele Rossi negli ospiti. Segna dall'ala destra una rete importante per la sua squadra. Farmigea, esclusione di 2 minuti per il capitano Michele Andreini. 5 gli uomini in campo per Sergio Cavicchiolo. Più 2 il Romagna Handball. Quindi Daniele Rossi coprirà a uomo il fulmineo Giambattista Carmignani. Meoni, Fernandez, Vieira, Frank, Carmignani. Doppio fischio per una difesa irregolare. Meno di 10 minuti al termine. Vieira, Frank, Vieira. Vieira regge alla carica del Carmignani, Carmignani, Frank, Frank. Meoni, Carmignani, Vieira, apre per Fernandez che segna una rete maestosa, chiamato dall'angolo zero e accorcia 24-25, meno 1, partita apertissima, vantaggio in mano agli ospiti. Rossi, Folli, Seso, Folli, Farmigea ancora in 5 in campo, Seso, non va, rete 26-24, più 2 per Romagna Handball, ancora cambio nella porta della Farmigea, fuori Cristian Turini, dentro il fratello Thomas Turini,
E allora Freschi, Vieira, Fernandez, Carmignani, apre per Vieira, Fernandez, uno contro uno, regge alla carica, fallo dei 9 metri, Vieira per Carmignani, Freschi, Vieira, Fernandez, Carmignani. Buona anche la difesa del Romagna. Farmigea ritorna al completo con 7 uomini in campo. Mazzi, chiamato un time out dall'allenatore l'italo-brasiliano Sergio Cavicchiolo. Momento delicato, meno di 8 minuti al termine, 2 reti da recuperare, ma partita ancora aperta. In panchina Farmigea a disposizione anche Maurizio Tabanelli, Matteo Fondelli, Francesco Cascone, Nicolas Frank. Sergio Cavicchiolo che dà le indicazioni necessarie per cercare di recuperare uno svantaggio alla portata di mano per incoronare una partita giocata in maniera maestosa. Adesso ancora Fernandez pivot, le due ali Freschi e Meoni, i terzini Mazzi, Carmignani, centrale Vieira. Romagna con Daniele Rossi fuori a caccia di palloni. Adesso la difesa è tutta schiacciata sulla palla, lasciando libera l'ala destra, Andrea Freschi. Carmignani prova una bomba dalla distanza ma non va. Quindi palla in mano agli ospiti per un più 3 che diventerebbe difficile. Folli, folli, pubblico di Farmigea che incita la propria squadra. È il Bogdan Petrešević che porta a più 3 la sua squadra. Pubblico di casa che cerca di aiutare la propria squadra a recuperare 3 reti di svantaggio. Vieira, Mazzi, Freschi, Mazzi, Vieira per Fernandez che regge una carica, Vieira, Fernandez, Vieira, Daniele Rossi che ferma Giambattista Carmignani, Fernandez, Vieira, Mazzi, Vieira, Mazzi. Colpisce brutalmente il compagno Michele, l'avversario Michele Mazzi che rimane a terra. Intervento dei sanitari per portare soccorsi. 24esimo del secondo tempo, 6 minuti ancora da giocare, 3 reti di scarto. Risultato Imola 27, ospite, padrone di casa 24. Brutto fallo subito da Michele Mazzi. L'arbitro sanziona anche con una esclusione di 2 minuti il numero 3 ospite Gianni Belzamini. Adesso sarà Farmigea ad approfittare di 2 minuti di superiorità. Sei contro 5. Superiorità numerica per Farmigea. 3 reti di scarto da recuperare. Tutto pronto. Fernandez alla ripartenza. Carmignani. Vieira. Meoni, riparte Vieira, Carmignani, Frank, Freschi. Non pulitissimo il passaggio di Nicolas Frank al compagno Andrea Freschi.
Allora è Imola che tiene il possesso della palla per far trascorrere minuti che la vedono vicina a un successo importante in trasferta per continuare il loro progetto chiamato playoff. Dalla distanza prova, ma rimedia un tiro d'angolo. Gli uomini di casa chiamano gioco passivo perché è questo, una rete dalla distanza del numero 5 Bogdan Petrešević porta a più 4 gli ospiti a Pisa, ma è Vieira che entra e accorcia, più 3 per il Romagna con il possesso palla, ma questo comportamento è gioco passivo. Folli, Seso, Tassinari, Folli, Folli apre per il compagno di reparto, il numero 20, Andrea Dall'Aglio. Folli, serve il pivot ma non va, ancora Folli con Daniele Rossi. Ottima la parata di Thomas Turini che respinge un tiro di Daniele Rossi, ma l'arbitro ridà un tiro dai 7 metri. Quindi David Seso contro Cristian Turini. Il tempo scorre ma i fratelli Turini non accelerano le operazioni. Quindi David Seso contro Cristian Turini. Al 26esimo Seso finta. Sì! Cristian Turini spaventa l'avversario facendolo battere il tiro sopra la traversa. Quindi ancora meno 3, partita fattibile. Carmignani, Vieira che prova e commette lo stesso tiro che ha commesso David Seso. 3 minuti e mezzo alla fine della partita, 3 le reti da recuperare. Tassinari, Seso, Folli, Seso, Tassinari, per Folli, Tassinari, apre per Folli. Rete per Romagna Handball, Fernandez riparte, apre per Mazzi, Vieira, rete, 26 a 29, 3 minuti da giocare, rimane a terra il numero 5 dell'Imola, Bogdan Petrešević, 3 minuti alla fine della partita, 3 le reti di vantaggio per gli uomini di Tassinari, 29 a 26 il parziale. Dottor Rogato sta prestando soccorsi allo straniero del Romagna Handball. Rimane a terra per una presunta lussazione al ginocchio sinistro. Daniele Rossi, ex compagno di squadra di Giambattista Carmignani, Cristian Turini, Thomas Turini, Martino Pozzi, insomma la pallamano pratese che oggi gioca in diverse realtà sportive. Ok, il giocatore abbandona il terreno di gioco e il baby di casa a ripristinare il terreno di gioco, tutto pronto per gli ultimi 3 minuti di gioco, 3 reti da recuperare, 3 minuti di gioco nella pallamano, tutto è fattibile, partita ancora aperta. Tassinari, Rossi, Rossi, Tassinari, Folli, Rossi, Tassinari, Seso, regge una carica di Vieira, Rossi, Tassinari. Ottimo il recupero da parte di Andrea Freschi che poi perdono palla. Rete in scivolata dell'Imola e sanzione
di 2 minuti al numero 14 Giambattista Carmignani. Per cui questi ultimi 2 minuti Farmigea dovrà giocare in inferiorità numerica, esclusione fondamentale sul risultato finale. 4 le reti da recuperare, con un uomo in meno l'impresa diventa sempre più difficile. Andreini, Frank, Vieira, Fernandez, che prova una rete impossibile. L'arbitro fischia e rimane a terra il portiere per cercare di parare un tiro difficilissimo. Rimane a terra ancora i sanitari in campo. E dalla tribuna si sente ancora lo spray del ghiaccio. 2 minuti alla fine di questa partita, 4 reti dividono Farmigea da Limola. Inferiorità numerica per gli uomini di Cavicchiolo. Romagna vede realizzarsi un'impresa, quella di vincere a Pisa contro la Farmigea. Tassinari, Rossi, Tassinari, Seso, Folli, Tassinari, Folli, Seso, Seso che serve il pivot, palla al portiere, quindi Frank, Vieira, Farmigea ci crede, Vieira prova dalla distanza, ma la difesa che stoppa. 1 minuto e 20. Fernandez batte il tiro d'angolo. Andreini, Fernandez, Andreini, riparte Limola, la partita è finita. Signori, Limola vince a Pisa contro la Farmigea, segna la 31esima rete, parziale 31-26, ultimo minuto di gioco. 5 reti di scarto, peccato perché la partita era sicuramente fattibile da portare a casa. Gli ospiti possono festeggiare una partita vinta anche meritatamente. Per cui ultima azione per Limola, che è Thomas Turrini che nega la gioia. Quindi riparte Vieira con Meoni, Frank entra come una furia e segna la 27esima rete. Per cui Farmigea 27, Imola 31, ma è Nicolas Frank che rimane steso al suolo dopo un fallo rimediato. Dicevamo, il pubblico applaude comunque la propria squadra per la bella gara disputata e dà un arrivederci a sabato prossimo, sempre a Pisa, ore 16, per Farmigea Cingoli. 20 secondi al termine della partita e palla in mano agli ospiti, più 4 da gestire con 20 secondi. Quindi applauso alla squadra ospite per aver vinto una gara meritatamente e l'arrivederci è a sabato prossimo per Farmigea Ancona. Seso gestisce le ultime battute con Tassinari, Rossi, Rossi, Rossi gestisce il possesso palla con il compagno Tassinari. 5 secondi, 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, partita finisce con il punteggio di 27 Farmigea, 31 Romagna Handball. Saluto tra le due compagini a dimostrazione che al triplice fischio tutto è finito. Quindi complimenti alla squadra emiliana che continua la sua corsa al terzo posto e Farmigea dà un arrivederci a sabato prossimo per Farmigea Cingoli, dove tutti si aspettano subito un pronto riscatto.